Sono schifata dalla vita. Non so neanche io come abbia il coraggio, la voglia, non lo so, vabbè, di registrare questo video perché... Boh, che schifo la vita. Sono le 5:01 del pomeriggio e... Oggi non ho fatto altro che piangere, piangere. Ah no, mi sono anche fatta un tatuaggio. Perché... Perché mi sembrava strano che quest'anno non fosse ancora successo qualcosa. Adesso mi riprendo, è sempre così. Parto tranquillissima e poi parlo e mi viene sta roba. In pratica, tantissimi di voi conoscevano Asia. Asia per me è una delle fan più ho sentito. Perché sapete che io mi leggo. Io mi leggo tanto alle persone, specialmente quando magari hanno dei problemi, delle malattie, cioè lo sapete, lo vedete sul canale, perché poi tendo sempre a portare queste persone sul canale per una loro felicità, perché magari passano tanto tempo, non lo so, in ospedale, quindi diciamo che per loro siamo tanta, tanta compagnia, non so parlare, vabbè, cercate di capire quello che vi sto dicendo. E quindi sapere che loro sono felici, magari vengono a fare un video con me, questo porta loro gioia, mi fa stare tanto bene anche a me. Succede purtroppo spesso però che quando io mi leggo così tanto a delle persone, capita che queste persone se ne vadano perché ci sono delle brutte malattie, tante diverse malattie. Alcuni bambini nascono già malati, purtroppo, e devono fare tutta la vita in ospedale, affrontare diverse cure, diverse malattie. Io non so se questo discorso abbia senso, non lo so, al massimo butto via il video, è solo perché utilizzo questa cosa come sfogo per parlare, per raccontare, perché so che tantissimi di voi erano legati ad Asia, io in primis, da morire. Asia era una ragazzina fantastica, che ho conosciuto perché a me piace tanto andare a fare, io lo chiamo il giro in ospedale, quindi andare negli ospedali a regalare cose ai bambini, cioè nient'altro che andare lì a dargli dei regali, anche solo in realtà far vedere loro che ci siamo, fare una chiacchiera, perché molto spesso questi bambini, questi ragazzini sono soli in ospedale, perché poi i genitori hanno anche delle altre cose nella vita, altri figli, una casa da mandare avanti, del lavoro, quindi molto spesso questi bambini, ragazzini sono anche soli e quindi a loro fa piacere ricevere una chiacchiera, un complimento, un regalino, è sempre bello. E un anno ero andata a fare un giro regali e ho conosciuto Asia. Asia era una super fan, appena sono entrata mi ha detto: "Sai Sabrio, mio Dio, sei Sabrio, ti guardo sempre." E è nata questa amicizia. Chi mi segue da tanto sul canale avrà visto anche un po' di video con lei perché non ne ho fatti pochi, ne ho fatti un po', andavo spesso là, facevamo le live, la portavo spesso fuori a mangiare, che qualcuno di voi giustamente mi dice: "Ah, ma non è giusto perché con noi non vieni mai." Purtroppo immaginate che su 2 milioni di persone è impossibile accontentare tutti, io dico sempre che però quando si è nati un po' sfortunati qualche gioia nella vita ci vuole, quindi cerco di accontentare queste persone. E niente, se non avete ancora visto i video con Asia, potete andare a vederli, ce ne sono un bel po'. Magari vi allego dopo qualche clip. Quello che però volevo dirvi è che dovete apprezzare sempre la vita, perché da un momento all'altro possono succedere queste cose. Io non ero assolutamente pronta
Non me l'aspettavo. Oggi è successa una cosa che mi fa ridere. Perché mi fa ridere. Io dico sempre, 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 che credo nelle cose quasi impossibili. E non so se vi ricordate quello che è successo con Monica, che è il mio trauma più grande della vita. Se non l'avete visto, non fatemelo ridire, per favore, c'è un video. È stato proprio il trauma più grande e che io racconto sempre alle persone, in realtà con immensa gioia, perché ci credo proprio che lei mi abbia aspettata in quel momento. Qualcuno dicono, qualcuno dice è un caso, il destino. Sì, io dico sempre che sono collegata con questi bambini, con questi ragazzini. E la prova di Asia è stata quella di questa mattina. Vi allego una conversazione. In pratica, io questa mattina loggo WhatsApp web e apro il calendario e vedo che c'è una conferenza alle 11 col mio manager e Save the Children. Allora contatto Lorenzo perché volevo sapere se dovevo esserci anch'io in questa call. Quindi nella barra di ricerca metto Lorenzo, apro la cosa e scrivo: ciao Lori, ma alle 11 ci devo essere anch'io? Controllo e vedo che non ho scritto a Lorenzo, io ho scritto a Papà Asia. Cioè, perché nella barra di ricerca ho scritto Lorenzo e mi si è aperto WhatsApp con Papà Asia? E il messaggio l'avevo già mandato. E allora ho scritto: oh, guarda, scusami, non so perché te l'abbia mandato a te, non era per te, scusami. E in quel momento mi sono fermata, perché io, vi giuro, credo tantissimo in queste cose. Mi sono fermata e ho detto: perché è successa questa cosa? Cioè, per favore, Asia, non farmi scherzi, non è che devi dirmi qualcosa, perché non mi è mai successo. E niente, il papà di Asia mi risponde: buongiorno Sabri, questa notte è mancata Asia. Io lo so che qualcuno di voi dirà ancora: no, Sabri è un caso, sei tu che ti fissi. Non è un caso, l'ultima volta che mi aveva scritto era a Natale, è passato un anno, non ho mai aperto la sua chat e oggi scrivendo Lorenzo mi si è aperta la chat di Papà Asia. Io penso che sia stata tu, Asia, che tu volevi farmi sapere subito questa cosa, hai aperto tu questa chat perché io parlassi con il tuo papà, cioè, ma ne sono proprio certa perché ti conosco, Asia, cioè sei proprio una rompiballe, tu dovevi farmelo sapere subito, per farmi venire l'ansia. Anzi, Pollansia, a proposito di Pollansia, io adoro Asia. Le ho davvero voluto tanto, tanto bene e sei proprio una stronza, Asia, cioè veramente la roba di stamattina è stata proprio da stronze. Devo farvi vedere una roba. Ancora la puntina. Lei è Pollansia. In pratica Asia ha vissuto tutta la sua vita in ospedale, quindi faceva questi lavoretti e un giorno, anzi non so quale delle tante volte sono andata là e lei mi ha regalato questa Pollansia e gli ho detto che l'avrei tenuta per sempre. All'inizio aveva due occhi, però l'ho perso subito e niente, questo piccolo polipo ce l'ho attaccato sulla mia bacheca da sempre, da quando me l'ha dato. Infatti tantissimi di voi la conoscono Pollansia. E oggi niente, mi sono tatuata perché quando succedono queste cose così forti nella mia vita, io penso che devo tatuarmene, devo avercele impresse. Quindi voglio, non so, vediamo se riesco a farvela vedere da qua. Perché io poi non lo voglio riguardare questo video, quindi lo metterò così, cioè, avete capito, come se fosse una live, io lo upperò senza riguardarlo. E vediamo se si vede. Eccola qua, vedete? Aspetta, che la prendo. Pollansia! Pollansia! Hai visto, Asia? Nonostante i tuoi scherzetti, la prima cosa che ho voluto fare oggi è tatuarmi in cucina. Non era molto sterilizzata, ma vabbè, poco importa, quindi niente, volevo farvi vedere che adesso c'è anche Asia su una mia gambetta, così almeno viene a vedersi, si fa il giro del mondo insieme a noi. Godetevi la vita, ragazzi. Non state arrabbiate con le persone. Godetevi ogni momento. Cioè, non c'è tempo in questa vita per le cose
tristi, brutte, cioè ci saranno sempre, ma se potete evitarle, evitatele. Cioè, se avete una discussione con qualcuno, lasciate stare, perché poi succedono queste cose che vi fanno pensare, vi fanno, non lo so, non so che cosa dire. Boh. Cioè, mi immagino proprio. Cioè, no, non lo immagino perché non so cosa voler dire. Cosa vuole voler dire. Cosa vuoi. Cioè, quello. Cioè, non so. Tutta la vita in ospedale. Tipo, io mi ricordo che un giorno mi ha scritto su Instagram e mi aveva scritto: mi sento sola, puoi venire qui? Allora io sono andata a prendere le pizze, il tiramisù, e sono andata in ospedale, mi ha aperto di notte, no, era sera, non c'era l'infermiera, mi ha aperto di nascosto. E io sono andata in camera sua, siamo rimaste lì, abbiamo mangiato la pizza, il tiramisù, mi ha fatto un sacco di schifezza, abbiamo lanciato l'acqua, il dentifricio, ci siamo lavati i denti. E vabbè, lei va a dormire, quindi si è messa sul respiratorio, io sono rimasta lì a dormire per terra. E mi ricordo, raga, che ridere. La mattina alle 5, alle 6, un'infermiera che sbraita, perché io praticamente mi ero coperta con un lenzuolo, un panno e un pezzettino, un lembo toccava per terra. Allora entra sta tipa e inizia: chi è che ha portato quelle pizze? Il tiramisù? Questa casa non è mica un hotel, questo albergo, questo ospedale non è mica un albergo, come ti permetti? Allora io e Ase ridevamo, perché io posso capire che queste infermiere lo fanno di lavoro, non si mettono nella testa di una persona. Allora io cosa ho fatto? Faccio: Asia, vado via un attimo, perché sennò qua la situazione degenera. E sono andata di sotto alla pasticceria, le ho portato i pasticcini, così l'infermiera mi L'infermiera avrebbe rotto ancora di più le palle, ma vabbè, è stato bellissimo. Ho tanti bellissimi ricordi con Asia. E niente, Asia, il tuo papà mi ha detto del funerale, ma io, lo sai, non ce la faccio. È una cosa che proprio non riesco a reggere, quindi non lo so. E niente, non ho molto da dire.